Guarda, per tutti morti, signore. Io sono l'unico rimasto. Io volevo solo qualcosa da mangiare, ma quello strozzo di sceriffo mi si è messo contro me e a tutti i reduci del vietto. Hanno sparato per primi. Hanno sparato per primi. Passo e chiudo. Non è finito niente! Niente! Non è l'interruttore che si spegne! Non era la mia guerra! Lei me l'ha chiesto! Non gliel'ho chiesto io! E ho fatto quello che potevo per vincerla! Ma qualcuno me l'ha impedito! E il giorno che torno a casa mia, mi trovo un bracco di vermi all'aeroporto che mi insultano, mi sputano addosso, mi chiamano assassino e dicono che ho ammazzato vecchi e bambini! E chi sono per urlare contro di me? Se non sanno neanche che cavolo stanno strillando! In guerra c'è un codice d'onore! Tu copri me, io intanto copro te, qui non c'è niente! Io là pilotavo gli elicotteri, guidavo un carro armato, rispondevo alle attrezzature per milioni! Qua non riesco neanche a trovare lavoro come parcheggiatore! Ma perché? Perché? Ma dove sono finiti i miei amici? Avevo tutti quei compagni intorno, erano amici miei! Qua non c'è più nessuno! Lo ricordo John Poli, mi disse, quando torniamo compriamo 100 biglietti di lotteria, facciamo un sacco di soldi e ce ne andiamo a Las Vegas. Mi diceva sempre che voleva andare a Las Vegas e comprarsi una macchina, una Chevrolet rossa del capottabile del 58. Lui diceva che ci voleva correre perché si consumavano le gomme. Noi stavamo in granaio.
Entra un ragazzino con la sua scatola, la nostra scarpa, e dice: io lucidare, prego, lucidare. Io gli ho detto di no, ma quello alla fine insiste e Gio gli dice di sì. Io me ne vado a prendere un paio di birre e quella scatola c'era l'esplosivo. E quando lui l'ha aperta, il suo corpo è volato in tanti pezzi, e ha disteso un lama come una bestia, aveva i pezzi della sua carne maciullata addosso, aveva i pezzi di carne maciullata addosso di mio amico, il sangue e tutto il resto. Cerco di rimetterlo insieme, ma le sue budella mi scappano sempre fuori. E non c'era nessuno, nessuno che mi aiuta. E lui: mamma, voglio andare a casa, voglio guidare, voglio andare sulla Chevrolet. E io non riesco neanche a trovare le sue gambe. Non posso dimenticarlo. Sono già passati 7 anni. Certe mattine mi sveglio e non so nemmeno dove mi trovo. Non parlo con nessuno, a volte per giorni, per settimane. Ma come è possibile? Non posso dimenticarlo. Non posso. Cosa posso fare? Cosa posso fare? Cosa posso fare?